13 aprile. Venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Matteo 11:28. Dove andare? Non c'è dolore umano che non sia stato accolto da Gesù e che non abbia attinto dalle sue labbra purissime una parola di sollievo. Tutte le espressioni dell'infinita sciagura umana hanno trovato nel suo cuore l'eco più profondo. Per questo può accogliere anche il tuo dolore. Venite a me voi tutti, perché sapeva che tutti avrebbero ottenuto dalla sua parola, dal suo sguardo, dal semplice contatto delle sue mani, il balsamo di una consolazione divina. Quando parlava della sua pace, delle beatitudini dell'anima, del suo buon Padre Celeste, tutti i cuori si aprivano e tutti i volti si trasfiguravano. Voi tutti, quindi anche noi possiamo ricevere oggi questo benedetto riposo dell'anima. C'è una cosa che è sicuramente più profonda della nostra angoscia, il tesoro della grazia e della pietà di Cristo. Quindi con il nostro travaglio, con il nostro carico, andiamo a Lui oggi ed Egli ci benedirà. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Matteo 11 versi 29-30. Iscriviti alla newsletter per ricevere meditazioni ed aggiornamenti.